Ciao a tutti! Allora, oggi ho pensato di fare un video un po' diverso. Un po' diverso perché ho visto dei video che ci sono alcune persone che fanno le pulizie in 30 minuti. Allora ho detto, aspetta un attimo, in 30 minuti, ma 30 minuti sono poche. Cioè, vabbè che io tipo ieri ho pulito quasi tutto, ma non tutto. E voglio vedere cosa posso fare in 30 minuti realmente, ecco. Adesso vi faccio vedere quello che ho anche in casa perché sono appena sono tornata da lavoro, ho mangiato, ho lasciato i piatti lì. Ho ancora qualche padella qua da ieri sera che ho lavato i piatti e non li ho asciugati, li ho lasciati qua, ok? Letto ho fatto stamattina per fortuna, perché la mattina quando mi sveglio faccio sempre il letto. Niente, voglio vedere se in 30 minuti riesco a dare almeno la velina, lavare i pavimenti. Veloce, veloce. Non so se ce la faccio. Sarà una cosa secondo me molto divertente. Sì, e un'altra cosa che voglio dire, non ci metto un timer di 30 minuti. Sapete perché? Ho pensato di usare questa fragola qua, di metterla a 30 minuti. La metto 30 minuti e vado insieme alla fragola in giro per la casa. Solo che giustamente per l'inquadratura farò fatica a farlo vedere quello che faccio, ok? Perché non avrò tanto tempo da spostare voi e inquadrare me, ok? Però proviamo, ecco, proviamo a fare questa cosa qua. Non tiro le sedie, non faccio niente, cioè, anche perché per lavare qua per terra, ad esempio, in cucina, non so, vediamo. Secondo me sarà una cosa molto divertente. E adesso vi faccio vedere, le cose che ho qua in cucina, come sono messa. Vediamo, vediamo. Secondo me ci sarà da ridere. Ecco, in cucina, vedete, devo mettere a posto questa roba qua. Qua devo lavare. Non so se riesco ad asciugare in quei 30 minuti, ma proviamo. Proviamo in cucina, faccio così. Qua ho già tirato fuori le cose per stasera. Qua abbastanza ordinato. Qua anche. Devo mettere via il mio zaino, buttare via la mascherina qua. Allora, il letto qua invece l'ho già fatto. Volevo passare solo con la velina. E qua invece anche qua è abbastanza, qua è tutto in ordine. Anche qua vorrei passare la velina. In bagno invece c'è qualche vestito che ho lasciato qua. Qua invece c'è tutto un casino perché dovrei fare anche qualche lavatrice. Vediamo. Ragazzi, ho un po' paura, però ce la facciamo. Mi appoggio qua. Dopo devo girare la camera d'altra parte, non vedrò neanche se inquadro, ma se no vi lascio così, che così vedo se no, rigiro dall'altra parte, vi rigiro dall'altra parte. Eccomi qua, ragazzi. Così riuscite a capire. Adesso vi faccio vedere che ora sono adesso. Allora, qua non so se riuscite a vedere, sono 15:40, ok? No, che così non capite che io non vi imbroglio, ecco. Qua 15:40. 30, via.
questi guanti perché sono perduti dentro, ragazzi. Scusate. Solo me. C'ho anche un orologio, dappertutto, così riesco più o meno a capire, perché qua non ci vedo più. Stare in bagno velocemente, andiamo avanti, scusate. Allora accendiamo la luce, non so dove posizionarvi. Scusate ragazzi, la luce mi posiziono un momento, state qua, non so se vedete qualcosa, ma allora, ho finito anche i stracci, vabbè, proviamo con questo, andrà benissimo. Mettiamo la scena così. Allora, preparo la velina subito.
e prendo un'altra velina anche per spolverare velocemente, che secondo me ce la facciamo. Allora, prendo la velina per spolverare anche i mobili, i guanti non li mettiamo perché non ho tempo, mi vado di là, dopo vengo a prendere. Mi sono dimenticata la scopa in bagno. Ragazzi, io direi che in mezz'ora possiamo fare tutto, perché vedo l'orologio qua che sono 10 minuti che sono in giro. Spolverare qua, l'abbiamo spolverato, provato quasi, mi devo spostare perché se no non riesco più a prenderla, perché dopo ci sarà tutto bagnato. Scusate, non so se riuscite a vedere, sono arrivate fino qua, la bragolina. Prendiamo anche la velina, perché devo spolverare con quella, via. Scusate, così. Allora, qua da spolverare facciamo così. Però anche se spolverato, guardate qua. Adesso la bagnetta oggi perché da non mettere i guanti, faccio solo con il prossimo tempo di denti.
sicuramente dipende anche da dove è la vostra casa. Diciamo la vera un po' fuori. C'è una casa grande, non è che uno può fare 30 minuti. Allora, stavo guardando cosa mi è rimasto. Non ci credo, 10 minuti. Non si sente neanche, non vi dico però.
su un po'. Devo prendere perché dopo c'è il momento bagnato. Andiamo di qua. Ragazzi, vi sistemo qua. Ok. Il tempo 5 minuti ragazzi, 5 minuti sono rimasti. Andiamo con Genova, uno spezzone che non mi piace, questo qua andrà benissimo. Un po' di carta, anche se non hai detto, però dobbiamo stare con la cucina. Poi più che altro un batter. Thank you.
sono rimaste ancora 2 minuti. Un minuto, perché scura un po' prima, ragazzi, aspetta. Ragazza, ho pulito anche qua. Giustamente, adesso non so quanto mi rimangono lì, sarà un minuto. È stato divertente, però ce l'ho fatta, beh, quasi ce l'ho fatta. Non sono riuscita a mettere via. Allora, qua è rimasto così, giustamente, perché ho lavato i pavimenti. Adesso non riesci a mettere giù le sedie in 30 minuti. Com'è che non sono adesso lì? Mi è rimasto ancora secchio, perché mi è rimasto ancora secchio qua. Non riesco ad andare in bagno, cioè vado a camminare sopra dove è appena lavato, no? Cioè, e niente. Non lo so se voi riuscite a pulire in 30 minuti, ma secondo me è una cosa un po' difficile da fare, ecco. Scusate, ho fatto una corsa che sembrava che devo andare in palestra, ragazzi. È stato molto divertente, spero che il video vi è piaciuto. Ecco, se il video vi piace lasciateci un like. Questa è la mia prima challenge da mezz'oretta. È stato divertente, sì, però una sudata, ragazze. Va bene, con questo vi saluto. Scrivetemi nei commenti cosa fareste voi in 30 minuti, perché cioè, un'oretta secondo me ci vuole, ecco. Un'oretta, vuoi o non vuoi, ci vuole, che sennò lavatrice non ce la fai mica a farla. Non sembra, però è solo per fare la lavatrice, ci mette 2-3 minuti. Va bene, ragazzi, con questo vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao ciao, a presto!